Terribile schianto lungo la 4 tra San Michele al Tagliamento e la Tisana, coinvolti 4 mezzi pesanti in un tamponamento a catena, una vittima e 2 feriti gravi, caos a traffico. Ha perso il controllo della propria auto ed è andato a sbattere contro un'abitazione, successo ieri sera alle 20:40 lungo via Piave Nuovo a Jesolo, ferito il ragazzo alla guida. A malcontenta la prima presentazione pubblica dei risultati del biomonitoraggio sulle uova contaminate da diossine e PFAS, la popolazione, dice il comitato, deve sapere. È diventato virale il video dell'assessore al turismo che allontana una turista irrispettosa dalla statua di Manin, ma poche ore dopo era già stato sostituito nelle visualizzazioni da un altro episodio di turismo cafone. Studenti veneziani impareranno a lavorare il legno costruendo una caorlina vallesana e una gondola da parada, un'iniziativa che rilancia anche lo squero di Sant'Isepo. Mestre ha una nuova portineria in via Bissolati nel quartiere di Altobello. Ognuna ha diverse caratteristiche, ma il fil rouge resta sempre quello di contrastare la solitudine. La memoria del Vajont su Antenna 3 dal documentario L'eco del fango, domenica sera alle dirette non stop lunedì, con la visita del capo dello Stato Mattarella fino alla puntata speciale di Ring in prima serata. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, che torna anche questa sera con Ferdinando Avarino. Manovra, addio ai bonus per pagare meno tasse. Sì, il numero in verde 0422 1626691. No, il numero in rosso 0422 1626690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Avarino, sullo sfondo ovviamente la manovra di bilancio, la seconda manovra di bilancio dell'esecutivo Meloni. E veniamo alla cronaca, al tamponamento tra mezzi pesanti che nel primo pomeriggio lungo la 4 ha fatto registrare una vittima e diversi feriti. Maxi tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio verso le 14:30 lungo l'autostrada A4 nel tratto a tre corsie sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia, carreggiata ovest. Il bilancio è pesante, un morto e 2 feriti, tra cui uno ricoverato in gravi condizioni. Il tir ha tamponato una bisarca e nell'urto a catena sono rimasti coinvolti altri 2 mezzi pesanti, tra cui un auto articolato che trasportava granaglie. Il materiale infatti si è riversato sull'asfalto, occupando anche la corsia di sorpasso e quella veloce. Sul posto sono giunti poco dopo l'equipaggio dell'ambulanza dalla Tisana e l'aereo soccorso inviati dalla sala operativa della struttura regionale emergenza sanitaria, oltre al personale autostradale e i vigili del fuoco con squadre dalla Tisana e Porto Gruaro. Per permettere l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di La Tisana in direzione Venezia e Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria alla Tisana per chi proveniva da Trieste. Auto esce di strada e si schianta contro una casa. È successo ieri sera alle 20:40 in via Piave Nuovo, siamo a Jesolo, ferito un giovane automobilista, fortunatamente non in modo grave. La squadra dei vigili del fuoco del locale di staccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il ragazzo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118, sul posto anche i carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato soltanto alle 11 della sera. I temi dell'attualità: a malcontenta la prima presentazione pubblica dei risultati del biomonitoraggio sulle uova contaminate da diossine e PFAS. Facciamo il punto. Perché siamo andati a cercare questi elementi di contaminazione nelle uova in particolare? Perché sappiamo e temevamo, e anzi sapevamo quasi con certezza, che questo territorio è già contaminato in maniera importante da numerose contaminanti come metalli pesanti, diossine o PFAS, e abbiamo voluto avere una certezza su alcuni campioni. Ieri sera nella sala parrocchiale Sant'Ilario di Malcontenta c'è stata la prima presentazione pubblica dei risultati del biomonitoraggio indipendente svolto dal coordinamento No Inceneritore Fusina col supporto scientifico di ISDE Italia sulle uova contaminate da diossine e PFAS, presentato già alcune settimane fa a Palazzo Ferrofini. Questi biomonitoraggi hanno riscontrato ulteriori livelli di inquinamento, ci preoccupano
e pensiamo che da qui in avanti devono essere le stesse autorità a intervenire in maniera più proficua, in maniera più intensa. L'indagine è stata condotta su 4 campioni di uova provenienti da galline allevate all'aperto in pollai familiari senza uso di antibiotici o altri prodotti chimici. I risultati ottenuti sono estremamente significativi in termini di livelli di contaminazione, perché un solo uovo di quel del campione più contaminato apporta in un bambino di 2 anni, per esempio, fino alla 5 volte più la dose e settimanale tollerata, 2 uova possono arrivare fino a 3 volte la contaminazione, la dose settimanale tollerata. La prossima presentazione sarà il 18 ottobre a Oriago. Dopo il TSO, alcuni giorni fa, il 26enne moldavo, noto come il picchiatore seriale di Piazzale Roma, ce ne siamo occupati diverse volte, ha deciso di farsi ricoverare volontariamente, quindi ha intrapreso un percorso di cure psichiatriche. Il medico che si occupa di lui ha assicurato alle forze dell'ordine che eseguirà la terapia più idonea per stare meglio. Sempre a Venezia è diventato virale il video dell'assessore al turismo Simone Venturini, che allontana una turista irrispettosa della statua di Daniele Manin, ma a poche ore dopo era già stato sostituito questo video nelle visualizzazioni da un altro episodio di turismo cafone. Ma ci racconta tutto Filippo Fois. La scena avviene in Campo Manin, proprio ai piedi della statua del patriota veneziano, presidente della Repubblica di San Marco, durante l'insurrezione anti-austriaca del 1848. Una scena davanti alla quale l'assessore al turismo Simone Venturini non ha esitato ad intervenire. Molto spesso vediamo video che girano sui social, lamentele, proteste. Ecco, se in alcuni casi tutti noi riuscissimo a dire 2 parole e spiegare alle persone perché devono rispettare un monumento, una chiesa, un territorio, un campo, una calle, ecco, forse in alcuni casi queste persone capirebbero e si sposterebbero, come in questo caso. Il video è diventato immediatamente virale, ma poche ore dopo era già stato sostituito nelle visualizzazioni da un video postato su Facebook da Vittorio Baroni, nel quale si vede un uomo sfidare il moto ondoso del bacino di San Marco a bordo di un unicorno gonfiabile. La variante definita cafona del turismo a Venezia è una piaga da combattere ed effettivamente chiunque potrebbe dare un contributo. Penso che ogni veneziano, passeggiando per la città e vedendo un comportamento scorretto, provi o a richiamare o a sensibilizzare quella persona. Nel mio caso passeggiavo per Venezia di ritorno da un convegno per andare in ufficio, ho visto una scena sul monumento di Manin che ovviamente mi ha fatto trasalire e sono intervenuto per raccomandare a queste persone la sensibilità e il rispetto per la nostra città. Studenti veneziani impareranno a lavorare in legno costruendo una caorlina valesana e una gondola da parada, un'iniziativa della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati, che rilancia anche lo squero di Sant'Isepo. Attraverso un progetto triennale, 15 studenti veneziani avranno l'opportunità di costruire una caorlina valesana e una gondola da parada. Il progetto nasce dalla società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati per rilanciare il sapere della tradizione artigiana, costruendo in legno, non in compensato marino, una tecnica che a Venezia si rischia di perdere. 15 studenti selezionati che hanno dimostrato volontà di partecipazione e talento, e anche con l'apertura, come è già stato fatto l'anno scorso, di una scuola serale dove anche chi non è studente del CINI potrà chiedere di entrare e misurarsi con la sua capacità, volontà, talento di costruire barche in legno. Il progetto nasce da un'ampia alleanza che comprende soggetti pubblici e soggetti privati. Noi abbiamo già delle attività in essere legate alla cantieristica e quindi ovviamente si sono create delle sinergie. E poi è chiaro che noi cerchiamo di fare in modo che i ragazzi abbiano contatto con il territorio. Per questo è un progetto molto importante, vogliamo veramente supportare tutte quelle attività che riescano a portare valore e nuove idee al territorio. Un territorio che risponde compatto, comune di Venezia e CGL, spesso divise nelle opinioni, qui la pensano allo stesso modo. L'artigianato assolutamente a Venezia è fondamentale, perché sennò altrimenti continuiamo con la monocultura turistica e questo si va negli anni a perdere.
perdere quelle che sono le tradizioni vere di Venezia. Questa è un'alternativa valida alla monocultura turistica, dimostra come l'artigianato, la produzione possa avere una connessione nel mondo del lavoro con la scuola. La società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati è impegnata da tempo in un'attività di recupero e rilancio dello squero di Sant'Isepo, un'attività che riceve nuova linfa proprio da iniziative come questa. Il nostro progetto di squero pubblico prevede in parte anche questo, quindi la realizzazione all'interno dello squero di Sant'Isepo di uno dei tre padiglioni che sono previsti, in cui appunto questa costruzione di barche in legno diventa patrimonio della città. Chiunque potrà entrare e vedere mentre si costruisce. E a proposito di economia locale e di economia veneziana, il riciclo degli scarti di produzione aziendale sono una risorsa importante di sviluppo economico. Esempi virtuosi di economia circolare sono stati illustrati in un convegno da Confapi. Dobbiamo ripensare al nostro modello tradizionale di fare impresa anche alla luce del riciclo, del recupero e del riutilizzo dei materiali che impieghiamo. Sostenibilità ambientale ed economia circolare sono due parole d'ordine che appaiono sempre più importanti per la competitività e lo sviluppo delle aziende. Concetti che proprio per questo devono essere tradotti in concretezza imprenditoriale. L'obiettivo della campagna SOS Economia Circolare, sotto l'egida di Confapi, è condividere le metodologie utili all'imprenditore per individuare i cicli produttivi cui destinare gli scarti delle lavorazioni della propria impresa. Il futuro è nella direzione di prendere le poche materie prime che ha l'Europa e non buttarle via. È l'economia che usa e getta, ma rimetterle dove è possibile in circolo. Nonostante il Veneto sia particolarmente virtuoso per raccolta e valorizzazione di scarti e rifiuti, rimangono ancora ampi margini di miglioramento ed è da questo punto di vista che l'appello è esteso alla rete imprenditoriale regionale. Da un anno a questa parte l'appello è stato raccolto da molte aziende del territorio, oltre che a livello nazionale, e questo ci ha permesso di incrementare appunto i quantitativi di 4.000 tonnellate in un anno di scarti di ex prodotti alimentari che vengono riutilizzati sia a uso alimentare che uso energetico. Confapi Venezia e Treviso sostengono questi processi, approfonditi a Monastier in un seminario in cui è intervenuta tra l'altro la vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vania Gava, oltre a diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio. Come diceva qualcuno, si copia sempre dai migliori ed è proprio tramite l'esempio di imprese di successo, di best practice, di casi di successo come quelli che analizziamo oggi, che riusciamo a fare la differenza rispetto alla comunità degli imprenditori che sono nella nostra associazione. Pronti per andare a Mestre, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Mestre, dove dopo Via Piave questa mattina è stata inaugurata una nuova portineria nel quartiere di Altobello, come ci racconta Ilaria Marchiori. Mestre ha una nuova portineria in via Bissolati nel quartiere di Altobello. Un nuovo avamposto di comunità che si aggiunge ai presidi di CAV CSV già attivi sul territorio comunale, dopo via Piave, Dorso Duro e la Giudecca a Venezia. Servizio di trasporto con persone con disabilità, lì vedete nel nostro cortile ci sono anche i pulmini messi a disposizione, abbiamo un presidio infermieristico, al mercoledì i nostri infermieri che sono infermieri in pensione fanno gratuitamente un servizio alle persone che lo chiedono, colesterolo, glicemia, pH eccetera eccetera, e poi facciamo un servizio di sportello che si chiama SOS Sportello Sociale a domicilio, perciò tutte le persone del quartiere e che hanno bisogno di informazioni, di qualunque altra cosa, vengono qui in portineria e avranno tutti i servizi che noi possiamo indicare. Ogni portineria, finora sono 5, ma a breve aprirà la sesta, ha le sue caratteristiche. Il fil rouge però è sempre quello di contrastare la solitudine. Il risultato è incredibile rispetto a quelli che sono gli accessi dei cittadini che si rivolgono alle portinerie. Prima di tutto anche solo per avere una parola amica, un momento di compagnia e poi effettivamente per quello che era uno degli obiettivi principali, ovvero fruire di servizi di prossimità. Fare aggregazione, avvicinare gli anziani soli soprattutto, secondo me è un momento di quei
di quelli storici, di quelli che ci dicono sì, state facendo bene per la gente. Presenti all'inaugurazione anche l'assessore comunale Venturini e la consigliera Onisto. Si conferma che la sinergia tra il pubblico e il privato permette anche di arrivare vicino ai più deboli, ai più soli e quindi di andare a confermare che se il pubblico non arriva fin certo, si aggiungono le associazioni. La memoria del Vajont su Antenna 3 dal documentario L'Eco del Fango, domenica sera alle dirette non stop di lunedì con la visita del capo dello Stato Mattarella e poi via fino alla puntata speciale di Ring in prima serata. A Federe, la signora che mi viene vicino che mi dice: Alpino, dammi mio figlio. Ma dov'è signora? Lo sapevamo, camminavo sopra le spalle e teste dei morti, robe da diventare pazzi. Tutti che piangevano, l'acqua che veniva giù, non si sapevano andare. La memoria dell'inferno è racchiusa in 21.915 giorni, 60 anni che ci separano dalle 22.39 del 9 ottobre 1963, le lancette che si fermano sulla tragedia delle tragedie. Longarone, Erto, Casso, il Veneto, l'Italia intera, il Vajont è storia di tutti. Da quell'ora maledetta, 21.915 giorni nei quali l'orrore, la disperazione e la rabbia hanno lentamente lasciato il passo alla memoria. Il dovere di ricordare è una missione che Antenna 3 e Media Nord-Est portano avanti da anni, quest'anno ancora di più, per non lasciare che immagini, volti e storie possano anche soltanto affievolirsi. Si parte domenica 8 ottobre alle 21.15 con L'Eco del Fango, il documentario realizzato da Media Nord-Est. Le voci di chi ha vissuto l'inferno e di chi perpetua la memoria con il dolore sempre vivo nel cuore. E poi, il giorno dopo, lunedì 9 ottobre, il racconto non-stop della giornata più intensa. In diretta dalle 8.45 vi accompagneremo verso il primo appuntamento dalle 9 alla chiesa parrocchiale di Erto, la messa in suffragio delle vittime del Vajont e la deposizione delle corone nel cimitero. Terminata la cerimonia, sempre in diretta con i nostri inviati, vi racconteremo l'attesa per l'arrivo del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alle 11 al cimitero di Fortogna, l'omaggio del Presidente della Repubblica alle vite spezzate dall'orrore. Poi alle 12 sulla diga, simbolo della tragedia, la commemorazione civile. Ma la giornata non terminerà qui. Alle 21.15 in prima serata, le testimonianze dei sopravvissuti e i collegamenti in diretta dalla diga del Vajont in una puntata speciale di Ring per ripercorrere i momenti salienti del 60° anniversario e avvicinarci all'ora fatidica, le 22.39, quando tutto cambiò, lasciando ai vivi soltanto lacrime, disperazione e terribili, indelebili ricordi. Un ragazzo di 20 anni, che era ancora in vita, e mi diceva, spostato sulle rive del Piave, e mi diceva, dammi una mano, dammi una mano, dammi una mano. E la mano con l'osata è rimasta, basta. Aveva gli occhi spalancati come dicesse, tirami su. È tutto da Venezia e provincia, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La coda di una perturbazione lambisce il nostro territorio, favorendo lo sviluppo di una locale instabilità. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà possibile qualche sporadica precipitazione sparsa sui settori montani e pedemontani, localmente fin verso le pianure limitrofe, altrove tanto sole. L'aria più fresca che segue il fronte determinerà un contenuto calo delle temperature. Le minime infatti saranno comprese tra gli 11 e i 19 gradi, le massime tra i 20 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili anche qui rovesci sparsi sui monti e localmente sulle zone attorno. Sui restanti settori più sole, migliora in serata. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 20-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un'alternanza fra sole e nubi con qualche temporale, come vediamo dalla grafica.
Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.